carissimo padre e vescovo romano, carissimo arcivescovo Rowan Williams, care monache benedettine, monache di Cumiana, cari monaci e amici tutti. All'inizio di questa liturgia desidero semplicemente confessare il mio ringraziamento al Signore per il dono che continua a fare alle nostre comunità, a tutta la Chiesa. Noi siamo e vogliamo essere una piccola realtà nel grembo della Chiesa Santa e Una. Una comunità monastica che tenta, lo ripeto, che tenta, senza riuscirci pienamente, di vivere il Vangelo nella vita comune, nella preghiera, nel lavoro e nell'accoglienza di tutti quelli che bussano alla nostra porta. Come diceva San Pacomio, nostro padre, insieme a San Basilio e a San Benedetto, noi siamo fratelli e sorelle dei poveri laici, semplici cristiani che vogliono essere discepoli del Signore Gesù. Sant'Ignazio di Antiochia, venendo a Roma dall'Oriente per essere martirizzato, aveva l'audacia di dire: ora comincio ad essere discepolo di Cristo. E noi non possiamo neanche dire questo. Voi sapete che noi monaci non siamo essenziali alla vita della Chiesa, nella quale dovremmo essere soltanto una memoria del Vangelo. Ma vogliamo essere al cuore della Chiesa, grazie soprattutto alla comunione con la Chiesa locale nella quale il Signore ci ha voluto. La nostra vocazione è solo quella di essere quelle sentinelle di cui parla il profeta Isaia, sentinelle ai margini della Chiesa, ai margini, sulle mura, che non separano ma uniscono l'umanità al popolo cristiano. Sentinelle che di giorno e di notte non si stancano mai di ricordare al Signore la sua promessa di misericordia. Sentinelle che vogliono attendere la sua venuta nella gloria, pregando per tutta l'umanità. Solo nel giorno del giudizio si vedrà se l'opera nostra, anche l'opera di questa nostra comunità a Civitella, è stata opera del Signore o se è stato soltanto un nostro progetto umano. Lo scopriremo allora e non prima. Nel frattempo, solo l'invocazione della misericordia del Signore su di noi e sulle nostre vite comuni. Ecco perché oggi dobbiamo ringraziare il Signore per la nostra vocazione di monache e monaci, viventi lo spirito della regola di San Benedetto e della povera e ultima regola di Bose. Ma soprattutto vogliamo ringraziarlo per l'incontro che lui ha voluto tra le sorelle benedettine di questo monastero e le sorelle della comunità di Bose. E su questo incontro vi devo una parola semplice, chiara, secondo verità, una parola capace anche di spegnere mormorii e parole vuote eventuali. Le sorelle di Civitella, attraverso la loro madre badessa, Madre Francesca, più di 10 anni fa, hanno cominciato a chiederci di aiutarle
perché la loro comunità si era fatta precaria, non per decadenza spirituale, ma perché ogni realtà è soggetta in questo mondo alla fragilità, al tempo che permette una nascita, una crescita e che a volte avvia verso una diminuzione. In questa richiesta, fatta da Madre Francesca con insistenza, alla quale va tutto il mio ringraziamento e la mia benevolenza, perché lei che ha iniziato, oserei dire, questa intuizione e chiedendoci di realizzarla, si è fatta chiara la voce di venire a vivere con loro, la stessa vocazione, pur nell'appartenenza una comunità all'antica tradizione benedettina, l'altra a una realtà più recente. Abbiamo esitato a lungo, ma all'insistenza di Madre Francesca e poi di Madre Maria Pia, che ha continuato in questa insistenza, Madre Maria Pia succeduta come badessa a Madre Francesca, e per la richiesta condivisa delle altre sorelle, abbiamo a un certo punto deciso di abbandonarci con fiducia e speranza a quella chiamata che non avevamo innanzitutto mai pensato e poi mai cercato. E dopo un lungo confronto di anni, un dialogo che è avvenuto anche con l'aiuto del vescovo di questo luogo, il vescovo romano, ecco la decisione di provare questa avventura di una vita comune. A molti parrà una novità assoluta, inedita, e così è nei tempi recenti, ma per chi conosce la storia del monachesimo sa che questo è avvenuto molte, molte volte. Ogni volta che nella Chiesa c'è stato un rinnovamento spirituale, come quello avvenuto dal Vaticano II, di cui noi siamo testimoni e beneficiari, è avvenuto che antiche comunità e nuove si mettessero insieme e cominciassero una vita nuova. Basterebbe ricordare per tutto il grande fenomeno che ha toccato centinaia di comunità in cui i monaci cistercensi di San Bernardo si univano alle comunità benedettine precedenti e insieme iniziavano una nuova avventura. Ecco quel che è avvenuto. Ormai da quasi 3 anni la vita comune qui è una realtà. So bene che ci sono stati e ci sono dei sacrifici da entrambe le parti, ma la concordia è mai venuta meno in questi anni. E io vorrei dire, come lo dicono le mie sorelle, il mio ringraziamento, la mia ammirazione alle sorelle benedettine, che soprattutto con la loro età hanno consentito dei cambiamenti che chiedevano più sacrifici che non alla nostra giovane comunità, che è abituata al mutamento, essendo certamente agli inizi della vita monastica. Noi le sentiamo come sorelle, le sentiamo come maestre e vogliamo assicurare loro la nostra fedele fraternità di non desistere dal rapporto fraterno solidale di alleanza che ormai ci lega loro. Cari amici, per questo la benedizione oggi della Chiesa, della comunità, vuole essere una manifestazione di questo cammino comune, ripeto, in un'alleanza fedele. Vita comune di monache benedettine e di monache di Bose. Un'unica comunità, un'unica preghiera, un'unica condivisione dei beni spirituali e materiali, un'unica collaborazione nel ministero che ci chiede la Chiesa locale.
Questa comunità è a servizio vostro, amici ospiti, e servizio a chiunque busserà a queste porte. Vuole offrire un luogo di ascolto fraterno, un luogo di preghiera, un luogo di pace, un luogo di comunicazione nella fede, ma anche un luogo in cui semplicemente noi umani ci incontriamo, perché noi cristiani crediamo soprattutto alla fraternità e crediamo che è la fraternità che fonda l'uguaglianza e la libertà, e queste tre grandi virtù sono cristiane e noi ci rallegriamo che la Chiesa le abbia anche ritrovate grazie al cammino dell'umanità e di tanti uomini fuori dalla Chiesa. Ma per noi è la fraternità che fonda l'uguaglianza e la libertà, e insieme noi vogliamo vivere questo cammino di umanizzazione con tutti, non escludendo nessuno. La comunità di Civitella San Paolo non nasce oggi, da quasi 80 anni vive qui. Oggi sigilla soltanto un modo rinnovato di vita, e lo testimonia la benedizione di questa chiesa che farà il vescovo, che non viene consacrata perché è già stata consacrata, e c'è la continuità, c'è stato un rinnovamento, se voi volete, dell'aspetto formale, ma la consacrazione c'è stata, e quella consacrazione è quella che dà continuità tra la vita di allora e la vita di adesso. C'è continuità di vocazione, di servizio, di diaconia, di comunione. Non dico altre parole, vi chiedo solo di pregare per noi, perché siamo fedeli alla nostra vocazione monastica, ma fedeltà che sta all'interno a quel comandamento nuovo che ci ha lasciato Gesù: amatevi gli uni gli altri perché io vi ho amato. Questo è l'essenziale, questa è la vita cristiana. Le forme in cui si vive la vita cristiana sono diverse, nessuna è migliore dell'altra. Ci ha insegnato il Concilio e ci ripete costantemente Papa Francesco. Tutti abbiamo la stessa vocazione alla santità. Non ci sono corsie preferenziali né per monaci, né per religiosi, né per altri stati. Noi vogliamo dunque semplicemente vivere il Vangelo. E noi chiediamo che voi preghiate per questo essenziale della nostra vita, perché il Vangelo è eterno, come annuncia l'angelo dell'Apocalisse. Noi uomini, monaci, monache, voi amici, possiamo sempre vivere il Vangelo in ogni situazione. Purtroppo ci manca sovente questa convinzione, perché abbiamo la fede debole. Ma l'unica contraddizione al Vangelo può venire da noi stessi, da nessun altro, neanche da quelli che ci perseguitano, che può essere quella un'occasione in più per vivere il Vangelo, da nessuna situazione, da nessun evento e neanche dal passare del tempo. L'Evangelo è sempre vivibile, come vero che niente e nessuno ci può separare dall'amore di Cristo, nella morte, nella vecchiaia, nei nemici, nella persecuzione, nelle nuove situazioni che ci troviamo a vivere, così ci ricorda l'Apostolo Paolo. Ecco, ringrazio ancora il Vescovo di essere per noi non solo il segno della comunione ecclesiale, ma anche colui che si è fatto carico e al quale abbiamo affidato il cammino di questo confronto dialogo tra monache di Bose e monache di Civitella. Lui finora ci ha accompagnato con molta sapienza e soprattutto con molto affetto. Devo ringraziarlo, perché se lui
lo ripeto, se lui non si faceva garante di essere quello che accompagnava il nostro cammino, noi non avremmo accettato e avevamo pronto un'altra fraternità per le sorelle di fondazioni in un'altra regione, anche se non lontano da qui. Lo voglio ringraziare. Voglio ringraziare anche il sindaco per la sua presenza, perché è un segno che noi vogliamo essere reali cittadini, come sempre sono stati i cristiani, e in collaborazione con le istituzioni per il servizio dell'uomo e nient'altro. E ringrazio tutti voi, amici monaci, soprattutto anche i due abati di San Paolo e di Subiaco che hanno voluto venire, le badesse e le monache. Tutti voi abbiamo sentito e sentiamo il vostro affetto, il vostro amore. Accompagnateci soprattutto con la preghiera. E grazie.